Cibus 2010, siamo in compagnia di Claudio Pravato dell'azienda Wolf Sauris. Oggi è un giorno speciale, ci vuoi dire perché è un giorno speciale per voi? È veramente speciale, specialissimo, perché dopo 9 anni che lavoriamo per l'ottenimento della IGP, abbiamo, seguendo le tappe, 4 anni fa avuto la protezione temporanea nazionale, quindi il nostro prosciutto IGP effettivamente è nel commercio già da alcuni anni, però 20 giorni fa abbiamo ottenuto l'ok europeo, è molto importante, da quel momento lì in poi l'hanno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea e oggi è proprio il 20° giorno. Da oggi abbiamo concluso un iter che ha durato 9 anni, da oggi concludiamo un iter che ha durato 9 anni e quindi siamo veramente felici. Felici per noi per aver concluso un lavoro, ma felici per aver dato al prodotto effettivamente il riconoscimento a cui noi crediamo abbia assolutamente diritto. Ecco, parliamo di mercati, il consumatore quanto apprezza questo tipo di certificazione, chiamiamola così? Questa è una buona domanda, sì, in effetti. Noi produttori, noi operatori conosciamo il significato di questi riconoscimenti, sappiamo che c'è molto lavoro e vorremmo che il consumatore capisse quante garanzie ha effettivamente acquistando un prodotto IGP o DOP, ce ne sono parecchi, ma bisognerebbe capire di fondo che esistono a questo punto per le IGP e per le DOP delle leggi, sono proprio dei decreti legislativi che regolano la produzione, quindi c'è una serenità, dovrebbe esserci una serenità, una tranquillità proprio totale da parte del consumatore quando acquistano questi prodotti. Nel caso del prosciutto di Sauris si può essere certi a questo punto perché siamo proprio controllati dalla legge che se acquistano un prosciutto di Sauris ovunque in Italia o anche all'estero in Europa è un prosciutto fatto a Sauris nella nostra valle seguendo un disciplinare che è un decreto legislativo, quindi le cose sono assolutamente serie. Secondo me dovrebbe essere conosciuto perché alla fine è veramente una tutela al consumatore finale che entra nella salumeria e chiede un etto di prosciutto di Sauris.